Ragazzi, oggi si entra nel vivo, finalmente un po' di Champions, la classifica in campionato, così facciamo un po' il punto prima di iniziare, è abbastanza positiva perché siamo quinti in questo momento, ma a un punto dal Monaco, dal Marsiglia, dal Troyes e dal Lens, che sono tutti i primi in classifica, vai a capire, il Paris ci sta dietro, sotto giustamente. E avremo oggi tre partite piuttosto intriganti. Allora, il peggiore della settimana è il Pro de Villanueva. La formazione di questa settimana sarà un ritorno per forza delle cose al 4-2-3-1 stretto, perché voglio dare a questa squadra le giuste regole. E quindi facciamo le cose per bene. Facciamo le cose per bene. Allora, Villanueva è fuori, quindi Salomone tutta la settimana se la fa da titolare. E questo fa sì che in panca ci vada Lomani. In panca ci vada Lomani. E per il resto, ora come ora, io non farei granché. L'unica cosa che tocca fare, però, è per l'appunto l'imprevisto settimanale di Villanueva. 3-2-1, parola community. Aia. Aia, perché abbiamo i nuovi imprevisti della community. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Io, come al solito, non li ho letti. Ho fatto solamente la foto ai vari cosi, ai vari suggerimenti che sono arrivati su Instagram. Quindi, come sempre, faccio vedere il listone della morte. Ne apro uno a caso che è questo e clicco questo. Indigestione di Escargot. Il giocatore salta due partite. Allora, mi serve un... aspettate, così vi faccio vedere tutto mentre lo faccio. Mi serve un... facciamo il prepartita che esca, ecco, tipo questo qua. Facciamo 11, no, facciamo 18, comprendiamo anche la panca. Chi salta due partite? Il 3. Schlotterbeck, ma porca... vabbè, è il momento di Haier. Allora, gioca Haier, va benissimo. Allora, adesso, imprevisto, prepartita. Dinamo Kiev. Dinamo Kiev, sì. Dinamo Kiev 3-2-1, nessuno imprevisto. Ok. Va bien. Va bien. Allora, è andata bene. Poteva andare peggio. Quindi Schlotterbeck ci salta la Dinamo e ci salta anche il Monaco in campionato. Porca miseria. Non ci voleva per niente. Lo posso dire? Che proprio non ci voleva per niente. Niente, hanno scambiato di nuovo tutte le formazioni. Mannaggia, sto bug della... A questo bug della... Allora, fatemi controllare una cosa perché non si sa mai. Estremo, ok. No, sì, il fatto che stiamo portando avanti Mirda. Sono leggende ignoranti, mi raccomando. Carina giocatore. Ho sempre il terrore che ci sia la difficoltà più bassa. Quindi vado. Rossi davanti ci hanno? Vabbè, allora, raga, la Dinamo Kiev dovremmo demolirla. Dovremmo. Ma tipo Matteo Gironi senza che ci propone particolari oggi questo match. neanche Davvero discussioni in pazzesco. merito. Immagini in diretta che Mi testimoniano lo auguro, spettacolo offerto dalle no? Cioè, tribune partita questa da sera. vincere, È una rosa che serenamente. potrebbe regalare il sorriso alle parti del... Solo un punto. E ora può andare uno contro uno col Ma portiere. quanto sono forti questi due Non ha insieme? sbagliato Ma subito il io non portiere con vorrei. pochi Io non minuti. vorrei dire, ma. Limortè! Egalité, fraternité, limortè. Perché quando partono così, per forza, Hanno non ci sono verticalizzato alle alternative. perfezioni in occasione del gol, tagliando in Mamma mia. due la difesa Comunque, con un difesa della colpo di Dinamo testa. Kiev, È stato bravo Pirlo a spettrale. resistere all'attacco del Veramente difensore, ma spettrale. E Pirlo intanto, Joazak, ne mette un'altra. Bene. Vogliamo la non ha scarpa fatto d'oro in niente a dire con Champions. questo Per gol. il 1-0. camelito. Fai l'elasticone, niente, non c'è spazio. Quiri. È Ottimo buona, era intervento buona. difensivo. C'era l'altro in alto, Fuori gioco dice scusate, l'arbitro. fuori Pirlo gioco sta sfocò qui. cippa. Ma quanto Ottima si palla in intendono alto. bene? Possibilità. Allora Arca interessante per miseria, l'azione non del c'era Salomone. camelito. Grande riflesso. Non c'era camelito. Lì, tocco sotto, non funziona. Aia. Bravo, Haier! Me Grande intervento in chiusura. l'hanno tanto criticato sta acquisto. Mulen. Bravo, Mulen.
Salomone, le mando un voto. Perché? Ma perché? Hai fatto la cosa più difficile, avevi fatto. Te sei sbagliata la più facile. Ma io non te capisco. Salomone? No, Salomone, però è sempre Moulin. Fatto qualcosa di più e non a caso è allora, ha fatto l'assist e poi sta piacendo, sai, Lione in questo scorcio di primo tempo. Bravo Ayer. Per valutare l'esito finale, però quello che ci ha fatto vedere Lione. Tu l'hai visto? Che sta affrontando la partita. Ma che palla gli hai dato? Mamma mia, oh, Camedo la porta la piglia sempre. La piglia sempre. Si parla spesso di parate che valgono come un gol. Ayer. No! Liscissimo. Recuperano bene il possesso qui. No, dove l'aveva messa? Che siamo in pieno controllo di questa partita per una volta. Palla bisogna dirlo. Non è possibile. La blocca il portiere. Niente, Guiri ha fatto un precampionato di fuoco. Impedendo il pallone di entrare. Un po' di fortuna ogni tanto ci vuole. Mamma mia, Guiri mio. Io rivoglio Romeo. Io voglio Romeo lì a sinistra. Io voglio a gennaio voglio Romeo. Vendo Guiri e mi pio Romeo. Romeo si merita un grande palcoscenico. Ochoa, Romeo, Moulin. Attacco sarebbe. Comunque sta formazione è un po' più conservative. Oh, il Perugia vince, grandi. Il Perugia vince. E dunque Moulin è un po' stanco, lo vorrei fresco col Mona, quindi è la Roche. Barcola al posto di Guiri. Farei giocare pure Lomani. Che tanto questa squadra non questo Dinamo. Questa Dinamo non mi sembra particolarmente temibile. Possiamo schierare un po' le seconde linee. E fu così che persero 3-1. No. Bravo Ayer. Uno dei migliori in campo indiscutibilmente per ora. E la Roche. E la Roche. E la Roche. No, il piano piano della Roche non funziona. La devo passare. La devo passare. Appena volta che la devo passare, ho tirato. Tanaka. E la Roche. Niente, non è Camerino. Il tocco sotto della Roche non ha la stessa sensibilità di quello di Camerino. E la Roche che è entrato benissimo. Lo vogliamo dire? No, aveva tirato. Ancora Ayer, mamma mia. Vabbè, è veramente forte, eh. Werner sul filo. Camelito. Vabbè, raga. Io ripeto, ma di che stiamo a parlare? Ogni pallone è dentro. Questo c'è una cosa, il senso è Pippo Inzaghi con la testa bicolore lui. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza veramente. Una volta tu per tu col portiere non ha avuto. Cioè non ha tecnica, non ha niente. Però c'ha la finalizzazione che. Match che riprende, hanno allungato portandosi su 2-0. C'ha 150 finalizzazioni, ma anche se qui indica solamente 99. Si sblocca dunque il match. Fammi fa la dribla. Fagliela fare. Fagliela fare, ma quanto cazzarone forte sto. No, ma sulla tripla. Vabbè, a questo punto direi che Ochoa dopo la tripla può pure fa spazio a Erculano. Vai Ercolino. Fagli vedere Ercolino. L'infortunio qui sembra più serio del previsto, difficoltà a correre. Ayer veramente super partita di Ayer, super partita. E la Roche. Vai Ercolino. È un po' lunga, ma Ercolino è fresco! Ercolino! Vabbè, il portiere è una figurina, però. Grande Ercolino! C'è spazio anche per Ercolino. Lo fate esultare Ercolino? Niente. Hanno negato la gioia dell'esultanza Ercolino. Guarda come l'ha colpita bene, Pier. È uscita fuori una conclusione secca. Portiere improponibile. Però, vi dirò. Bene, finalmente un risultato congruo alle caratteristiche della rosa. No, perché mo veramente. Malasia. No, Malasia, la cosa più facile. Che si è fatto male Tanaka? Finisce qui dunque col successo. Vabbè, bene così. Ochoa si parte via il pallone.
4 punti in due partite. Il nostro Andres, beh, campione del mondo ormai, Andres. Bene, 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 bene. Allora, 13-0, Dinamo Kiev che non si è mai... Perugia 5-2, qui, qui, secondo me Rizzo ci ha messo il suo. Secondo me... Allora, Mulen... Ma che cosa? Ma quale scarso impegno? Ha fatto primo tempo di fuoco. Pensi a guarire. Io spero che questa ragazza sia fatto male, serio, perché... Cioè, è un esempio. Bene così. Allora, che si è fatto da raga? 4 settimane. Iperestensione del ginocchio. Ma che cazzo? Ma... Vabbè, io... Cormonaco giocano i due nuovi. Bello! Ma che bello! Ma che belle notizie proprio, eh? Allora... Tanaka sta via, gioca a Guard. Quello c'ha l'indigestione di Escargot. Quest'altro... Vabbè, Vagnoman e... Imprevisto. 3-2-1, nessuno più, meno male perché ci mancava qualcuno fuori in difesa. E va bene, abbiamo le modifiche. Andiamo al Monaco a prenderci la testa della classifica. Ci proviamo quantomeno contro coloro che attualmente dominano. Con c'hanno Bentancur, Ndika e Dubois. Dubois davanti. Bene, bene. Io sono convinto. Ma dove giochiamo? In campagna? Vabbè, senti. Per me poi pure. Potete anche finire senza la nostra presenza. Allora, difesa inedita. Per la prima volta in stagione schierati due panchinari. Ma d'altronde non ci sono alternative. Ma noi siamo assolutamente in grado di gestire questo momento di difficoltà. Se qualcuno si proponesse sarebbe molto bello, ma noto poca voglia. Si gira bene, va dentro bene. Vabbè ragazzi, io sono veramente il fomento, porco tutto che fomento. Ma come è andato in me... Cioè, mi ha ricordato un pochino Newell per come si è girato. Nonostante la mancanza della finta che io ho provato a fare, ma non lo prende il velo. Non so per quale motivo, la seconda volta che... Si gira bene. Beh, se stava... Se Guri avesse sporcato questo meraviglioso atto tecnico, l'avrei cacciato sul posto. Andres! Arco tutto! Le gobbe! Queste sono le gobbe del cammello che ogni tanto si riaffacciano. C'è la palla che è rimbalzata sulla gobba, è rimbalzata male. Mulen. Cosa fai, Mulen? Va bene lo stesso. Doveva essere un altro tipo di finta. Che cazzo non la fa? Niente. Mulen anarchico, fa quello che gli pare. Beh, ma... Sta formazione è fenomenale comunque. Cioè, abbiamo un possesso palla. Bravissimo Malasia! Ma che bella roba! Ma che bello! Il piccolo Malasia lo devi lasciare perdere. Aia. Vabbè. Vabbè. Si è fatto trovare puntuale. Siamo fatti veramente infilare in maniera molto poco appassionante. Mulen. Sei passato, Mulen. No! Era bellissimo il tiro. Diciamo che qui si nota una difesa non proprio registratissima. Quando manca Tanaka un po' si sente. Domani la prossima torna Schlotterbeck. Mulen, ma che cazzarola stai a fare pure te, eh? No. Bravissimo, Frattesi.
Qualcuno che mi accompagna? Se può avere? Dai. Guardalo. Mamma mia Mulen. Mamma mia Mulen. Bravo Malasia. Con un super intervento. Bravo Malasia. Non ha paura. Oh, cioè, ma do cazzo la vai? Ma che ma avete visto che movimento senza senso che ha fatto? Andava fuori il fallo laterale, stava andando. C'ha il compagno sull'esterno che sta a fare la galoppata e vai fuori. Ma perché? Vabbè. Io non farei i cambi per ora. Pure Frattesi, che sicuramente ha fatto la staffetta con Renatino, sta fa una bella partita. Per cui. Pubblico vorrebbe il tiro. No, non ci credo. Non ci credo dove l'ha infilata sta palla. Io, boh. Veramente. Ah, era andato a vuoto sull'intervento e questo l'ha messa veramente boh. Sotto al 7, precisa. Vabbè, ragazzi, bisogna. Eravamo partiti tanto bene. Buono il pallone recuperato. Eravamo partiti veramente tanto bene. È Adesso bella! sembra buono. È bella! Non è Fosse Werner, possibile. sarebbe stato il gol dell'1 a 1 quando sono trascorsi Bravo, Werner! 54 minuti sul cronometro. Mamma mia, Mulan Perfetto, quanti calcio palloni d'angolo. sta sprecando oggi? Ferma tutta, riconquista palla sulla tre quarti. Dai, ancora! Tornerà la L'hai Ligue 1 sulle visto? frequenze di ATV. Oh, è Bellissima partita quello! passatissima tra Monaco e Strasburgo. È quello! Con un calcio spiccatamente offensivo, la ricerca costante del gol. Mi piace, sono sicuro che Io Mourinho ci ha caso, una mezza riflessione sul fallo, cioè. l'allenatore del Monaco decide di No, ma poi fermarsi. si è fatto male pure Werner. Non fa più gol. T'ho Bisogna essere visto. freddi, No, lucidi, no, però convinti non sulla lì. struttura in rete. Alla fine basta una rete in più degli avversari per vincere. Ecco che ripartono dalla Bravo, difesa per la Masraoui. ripartenza. Ci serve un cambio. Allora, devo dare Werner, non lo vedo bene dentro Renato. E la Roche al posto di uno spento Moulin oggi, a parte l'assist, veramente poca roba. E poi a mettere Moulin al posto di Solomon esterno destro, che pure Solomon oggi è un fantasma. Oggi in modalità Solomon. Dai ragazzi, su. Ah! Interviene, intercetta il passaggio. Almeno il Pallone di pareggio ci Nicola Tomasi. servirebbe per non Provano far un altro gol per scappare il blindare la vittoria Monaco in in questa finale, classifica. trasmettendo Bravo, i Mazra. segnali del proprio pubblico. Vabbè, È non cambiata si la riesce ad situazione della partita infiltrante del come Dio Verner. comanda, però. È arrivata la seconda Mamma rete per il mia. Verner. Bravo Ayer Intervento di da nuovo, valutare. ultima azione. Ci saranno 2 minuti di recupero. No, Camelito. Bruttissimo Monaco che l'appoggio. prova a Ho salire rivisto, ci lateralmente. ho avuto i fantasmi di Lucca su quel filtrante. Sconfitta e Vabbè, delusione dunque per la squadra tre ospite. punti veramente frullati nel cesso, perché mamma mia. Ah, non, davanti non mi sono piaciuti nessuno, che pure Ochoa ha fatto il gol e basta. Moulin Tiro di rete sottotono, precisissimo per mamma questa partita. mia. Difesa da rivedere. Difesa da rivedere, Werner si è fatto male, disastro. Disastro, ragazzi. Il vero disastro. Che si è fatto Werner? 5 giorni, vabbè. Poteva andare peggio. Allora, torna Schlotterbeck ringraziando il signore e Salomone, no. Allora, torna Schlotterbeck al posto di Aguerd, che non è che sia proprio il massimo della vita. E Tanaka sta ancora male. Ma hanno un po' deluso tutti. Comunque, pre-partita, aia, aridaglie. Allora, un'altra parola alla community. Oggi siamo abituati. Lista. Corro questo e voglio questo.
Accecato dalla classe di Ochoa, Giampaolo inverte le posizioni di attacco e difesa, escluso Ochoa. Cosa vuol dire? Che cazzarola vuol... Che... Cioè? Cioè? Attacco e difesa, cioè... Che vuol dire? Escluso Ochoa. Io in attacco c'ho solamente Ochoa. Non faccio fatica. Ma come cazzo allora? Cioè, attacco e difesa è l'unica cosa che si può fare. Sono i terzini. Cioè, Malasia, ma se lo qui davanti, Guri è solo con dietro. Perché alla fine attacco AS, AT, AS, AD. Questo è già centrocampo, per fortuna. E famo così, dai, forza. Un tempo, che... Tanto è Le Montpellier, va bien le Montpellier, va bien. L'Imorté però, che imprevista, Tutte le attenzioni Vepossin. Vepossin. Immagini che vi giungono in diretta dal gruppo Vepossin. Capochissimo al calcio d'inizio. Sono con lei. Meno male che c'ho l'anima da avvocato mai realizzato che mi ha permesso di evitare cambio di C col COC. Sarebbe stata la fine per tipo Schlotterbeck trequartista e Moulin difensore. Speriamo sia così anche oggi. Dovevo fare avvocato, ma no! Bene! Chi era? Il fratello di Rabiot? No, Unal. Oh. Ma che mi avete fatto sfugare in Champions? E poi l'orrore, si è riattivato l'orrore. Quanto mi è rimancata Schlotterbeck? No, Solomon! Io l'accetto quell'offerta, Solone! Aia. Bravo Ayer. Ha salvato la porta con questo intervento. Ma l'Asia è talmente disciplinato che sta a far terzino anche se gioca davanti. Uno dei protagonisti di questa sfida, vedremo se sarà all'altezza. Camelito. Pubblico, occhio qui. Arca! Miseria, Maslowi. Completamente vuota. Maslowi. Aveva cammellato bene. Ochoa. Maslowi. Yes. Una ripartenza perfetta. Qui aveva cammellato un attimo. Che miseria qui. Per palo. Bene. Medaglia Ayer. Bravo Ayer. Lui è veramente un bel acquisto. Lo posso dire. Panchinaro di grande qualità. Panchinaro di grande qualità. Partito Werner. Mamma mia. Moulin. No, Moulin, ma quanto cazzo lo c'hai in passaggio che non ne azzecchi uno? Smette il pericolo. Ti prego. Con Montpellier. Fa da scudo al pallone con il piso. Ragazzi, bravissimo. Comunque tutti a dire. Ah, il filtrante alto! Non lo usi mai. Guarda che il filtrante alto è. È rotto, è rotto, vedo che è rotto, nel senso che funziona. Ce ne fosse uno in profondità di filtrante alto. Ste palombelle del cavolo che manca a Tedesca a 10 anni fanno. Bravissimo. Cosa? Ma cosa? No, e qui è rosso. Qui è rosso, secco. Appena volta. Vedo un arbitro all'altezza. No, vorrei vedere anche un trequartista all'altezza, ma chiedo troppo. Vabbè. Mi fate vedere Moulin quanto c'ha di passaggio, perché caro Moulin, io non so se te l'hanno tirata, ma tutti dicevano "Ah, perché guarda, vedrai che poi tanto quando passano 3 partite e Giampaolo ti rovinerà". E effettivamente, passaggio 87. Ma come cazzo non la passi allora se c'hai 87 di passaggio? Io veramente, boh. Tutto pronto? Comunque Giampaolo rinsavisce, anche perché è arrivata
una telefonata dal presidente che ha detto: o li rimetti nella posizione giusta o te caccio. E Giampaolo ha detto: ah già. Quindi torna la formazione Paolo Scaglia, canonica. Un tempo da incubo, devo dire, è stato possesso regalato. C'è stato un gol, con gli intanto esterni attenzione, colleghiamoci per la sfida del Marsiglia. scambiati, ma. Prima rete della partita per il No, Marsiglia. pure È te, stato però. tutto Era comunque fuori in parità. gioco, meno male. Mulen. L'hai visto? Interviene Era ancora Paolo bello! Scaglia. Era. Oh, ma che cazzo. Ma che. Ma oh! Molte opzioni a Due disposizione. me ne ha saltati, no uno. Lascia partire il tiro, Bravo, ne Nana. sa per farne un altro, ma il portiere ha Partitaccia, detto di no. Non comunque. si è lasciato sorprendere Basterebbe un dal timido contropiede di lancio del quelli rigore. Non ha puliti. modo di rifarsi, non deve abbattersi. C'è ancora Basterebbe pericolo. un contropiede. Inizia la porta. Occasione importante. Dai, oh. Penalmente. Meno male Mulen. Meno male Mulen. Bravo Mulen. Mi sei piaciuto Mulen. Trebbien Mulen, Taccia trebbien. sul Te volto del match, doccia davvero gelata per gli avversari. faccio le compliment Mulen. Mi sei molto piaciuto Mulen. C'avevo un po' la tentazione di dare la Sì, per carità. palla a Camelito. Siamo entrati nell'ultimo quarto Mortacci d'ora. vostra, non fate un passaggio dritto questi ultimi Intanto sul giorni. possesso palla fin qui un fregio lì. Nessuno. La disperata ricerca del pareggio. No, ma Taglia il no. tiro, devia la conclusione. Ai, Si vai, prende il non gol te fa dell'Italia, fermare adesso da l'incredibile novità. questo. Prima rete del match per il Brest. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 dopo 85 minuti. Possiamo Grazie Lugo non per il prendere il gol congiuramento. adesso? La giaca è verticale. Pur pietè? Pur pietè? Si fa vedere in Pur avanti. pietè? Usa bene il Pur fisico per proteggerla. pietè? Ha preso il primo Te palo. prego, tienla lì. Palo controllato facilmente. Tien la pali sì. Tien Un minuto, la pali questo è sì, l'inizio del bravo. recupero. Eccolo Bene. qui, il segnale di chiusura del match. Bene. Possesso della Io squadra direi inglese. che. Ci sono Eh? vittorie e vittorie. Quelle di misura lasciano un Che sapore ancora fanno? più dolce. Sono le partite che spesso Ma fanno siamo la differenza nella l'Islanda? stagione. Ma da quando? Ma il Lione fa questa cosa davvero? Andate tutti fuori tempo però, raga. Ma che. Vabbè. Il fitness lo facciamo la prossima volta, eh. Bene. Stanno a fare la Zumba invece di fare. Non è proprio quello che. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Allora. Una bella vittoria. Ma quale lungo periodo di Werner? Ma ha giocato Werner? Perché lungo periodo? Si è rifatto male l'altra volta? No. Che cazzo non la dici allora? A lungo periodo di che? Perché dite minchiate? Perché? Avrai la tua occasione, Joe. Sì. Allora. Io rimetto. I nostri amici dove devono stare. Allora. Chiudiamo l'episodio di oggi primo. No, primo posto nel girone delle Champions, magari. Allora, intanto vediamo il nostro Perugia che è primo. Che è primo. Ligue 1. Siamo terzi a 4 punti dal Monaco. Vabbè, però siamo lì, siamo lì. Fate vedere un po' le statistiche generali. Le statistiche generali. Allora, UEFA Champions League, miglior marcatore, Ochoa. È secondo, diciamo. Biuk dell'Ajax Palato. Migliori assist man. Non c'è nessuno dei nostri. Sì, c'è la Roche con 2. E Moulin con 2. Ma migliori marcatori non c'è. Del Perugia chi c'è? Osimhen. E basta. Mentre in campionato, Ligue 1, Ochoa. 9 gol in 9 partite. Segue il Mescia con 8 gol in 10 partite. E Moreira. Stanno tutti lì, eh. Stanno tutti lì. Migliori assist sono Pellegrini, Mescia e Mbappé. Alvarado e Salomone.
Muleco, manca, ma lo so io che manca. Però d'altronde, bene ragazzi, io direi che per adesso possiamo fermarci qua. Io inizierei a valutare un po' il discorso Romeo. Ma tipo, per curiosità, curiosità. Che vuoi giocare? Sì, io ti do tipo Guiri. Scambio alla pari. Proprio neanche te va di discuterne. Beh, bello però. Quando vedi le squadre proprio che sono predisposte per il dialogo. È bello veramente. Bene ragazzi, io direi che per adesso ci salutiamo qua. Fatemi sapere, noi ci vediamo venerdì e speriamo bene.